Ma buon salve a tutti e bentornati qui con me a soffrire a vedere la seconda serata del Festival di Sanremo, perché hai visto la prima che fai, non ti guardi la seconda, ma questa sarà la seconda e ultima volta nella vita, probabilmente perché gli standard sono alti. Ho una piccola confessione da farvi, questa sera sono in differita, sono le 9:51 e sto iniziando perché ho per motivi, ma non c'è problema perché tanto la gara vera dovrebbe iniziare alle 10, quindi fra 10 minuti. In questi 10 minuti mi recupero i giovani perché alla fine a me interessa solo la musica, ripeto, io sono qui, non sono qui a giudicare nessuno, non è il mio genere, quindi 90% non mi, 99% non troverò niente che mi piace, ma spero, sono qui per cercare, spero di trovare qualcosa, soprattutto nei giovani, dato che non li conosco, qualcosa che mi faccia dire wow, è il Festival della Musica Italiana? In teoria, lo vendono così. Almeno una cosa che mi faccia dire wow, speriamo. Iniziamo con i giovani. Non potete capire quale, che goduria saltare le pubblicità, perché nelle pubblicità il 90% delle cose che vendono non mi interessano e quel 10% che mi interessa non me lo posso permettere, quindi. Ma soprattutto saltare le gag di Fiorello, che onestamente, ripeto, oddio, magari farà anche ridere qualcuno, probabilmente mia madre, quello è il target di Sanremo, mia madre, ci può sta, ma a me grazie, ma no grazie. Giovani. Bella voce il primo. Questo è bravo. Wrong of You, bravo. Non mi hai fatto dire wow, ma bravo, sei quello che si è avvicinato di più fino ad ora. Bella voce, potente, non è stato perfetto, ma bravo, bravo. Mi è piaciuto. Bella ragazza, con una voce interessante, ma non è per me. Non è per me. No, non è per me. Primo si era quasi avvicinato a ciò che cerco e Primo, ripeto, per me è stato il migliore in assoluto finora. Migliore in assoluto. Il terzo, assolutamente non è per me, ma proprio mai. C'è una faccia conosciuta, l'ho visto, forse qualche talent. Boh. Non è per me. Ma per chi è poi alla fine? Vabbè. Ok, i giovani hanno finito. L'unico che mi era piaciuto è passata la finale, quindi tutto a posto. Andiamo alla gara. La prima è Orietta Berti. Sembra giusto, no? Perché anche Orietta Berti deve utilizzare questo beat, questa batteria che fa tiritititi, quella che usano i trapper. Che io ogni volta che la sento mi sanguinano le orecchie. Il pezzo non era neanche iniziato male. Ma perché? Perché? Come se non ci fosse un batterista con le palle sotto. La no, usiamo il beat dei trapper con Orietta Berti, po'. Questa cosa mi sta dando talmente tanto fastidio, come stesso discorso dell'autotune, che la canzone non la sto riuscendo a sentire perché c'è stato il TTT sotto Orietta Berti. Sarò anziano, tutto quello che volete, ma non ce la posso fare. La canzone non è neanche malvagia alla fine, però sembra lo stesso discorso. Non è per me, non mi dà niente. A parte il sanguinamento delle orecchie, ma là non c'entra niente Orietta Berti, è colpa della musica di oggi che io non ce la posso fare. È arrivata Elodie. No, hanno trovato buco, è sempre stato l'anzio, è mai messa là. Non è per me. La cosa triste è che a breve tornerò in diretta perché finora sono stato in differita con Replay, ma a breve tornerò in diretta e non potrò più saltare cose del tipo Fiorello che distrugge Bohemian Rhapsody perché tanto sti cazzi. Momento Laura Pausini. Arrivo. Gaia, e beh, pure Gaia, Abitiamo proprio in mondi diversi. Però c'è una bella voce. E non solo. Lei poi la conosco, me la ricordo perché capitammo insieme nella stessa serata in quel talent che non sto qui, era piccolissima. Lasciamo perdere. Simpatici sti ragazzi, lo stato sociale, ma non è quello che cerco. Io cerco un cantante, una voce che mi faccia dire wow. Continuiamo. Adesso c'è l'omaggio a Morricone, quindi cazzo. Merda, chi ha già a casa? Non ce la posso fare, Morricone. Morricone non ce la posso fare. Saranno stati più i ricordi, probabilmente, che quel momento in particolare, però, Morricone, Morricone.
questo palco. E sono arrivato il volo accanto a Morricone. Comunque sono bravi, il lavoro loro lo fanno, per carità. Ma la tromba, mi ha distrutto. La prima nota della tromba mi ha distrutto, mi ha devastato. È stato il momento forse più di Sanremo, e non so se mi arriverà un'altra botta come quella, non lo so. Morricone. Sarà difficile continuare dopo la botta inaspettata che mi ha dato Morricone, anche solo il ricordo di Morricone. Sicuramente, ma sicuramente non arriverà nessuno che mi darà anche un briciolo di quell'emozione che mi ha dato solo il ricordo del maestro. Ma io non demordo e ci voglio credere. E niente, siamo tornati alla gara, come al solito. Non è genere mio, però questi sono carini, c'è una bella voce, sono interessanti. Ma non è per me. E intanto sono ufficialmente tornato in diretta, quindi non posso più saltare nelle pubblicità, nelle gag di Fiorello, quindi accendo il computer e mi metto a lavorare fino all'arrivo del prossimo cantante. Malika Ayane è bravo, ingegnosati, ma sempre lo stesso discorso, non è per me. Cerchiamo di velocizzare il tutto perché vorrei fare altri tre video e chiuderla. Non so quanti artisti mancano ancora, so soltanto che mi sto morendo di freddo, quindi mi sono dovuto felpare. Ma ora torniamo alla gara. Sono sfiziosi, ma ripeto, già lo sapete, non è quello che cerco, però sono sfiziosi. Senza la facoltà di poter skippare diventa difficile, diventa sempre più difficile. Cioè, a quanto pare, io ieri avevo saltato per problemi di connessione esibizione di costui che non nomino perché... Se tutto il resto che non mi interessa è proprio il modo di cantare, la voce che mi disturba profondamente, più dell'autotune, più del beat dei trapper, però non ce la faccio più neanche a parlare. Bellissima sta cosa perché ieri proprio in quei 10 minuti della sua esibizione il telefono non si voleva proprio connettere in nessun modo, come se il fato avesse deciso di risparmiarmelo, ma stasera. Siamo ancora qui imperterriti con la live reaction della seconda serata di Sanremo, con questo effetto specchio un po' inquietante, oh mio Dio. È mezzanotte e mezza, quindi spero che stia per finire e torniamo alla gara. L'ha presentato come un rapper. Passiamo avanti, che avete già capito. Fulminacci? Che senso? Vabbè, avete capito. Non è proprio per me, già lo sapete. Comunque credo ne manchino altri due. Troverò il mio wow. Ormai... Joe Evan, particolare, interessante. Già sapete che non è per me, però particolare. Sta per entrare l'ultimo cantante, è finita, ce l'abbiamo fatta, si è ringraziata la Vergine. Non è per me, già lo sapete. E niente, a quanto pare è finita così. Carità, poteva andare molto peggio, tutto, in generale. Alla fine non è neanche malvagissimo sto soggetto. È finita! Sono libero! Libertà! Beh, ora ci sono le varie classifiche, a noi frega cazzi, a me personalmente interessava soltanto di trovare una voce, trovare qualcuno che mi facesse dire wow! E come potevo aspettarmi, purtroppo non l'ho trovato, né per me né proprio per me, sono troppo fuori posto. Ma ho comunque voluto fare questo esperimento, è stata una tortura sì, poteva andare peggio, senza dubbio. E niente, è finita così, io vi ringrazio, vi saluto, fatemi sapere se vi è piaciuto questo esperimento nei commenti e ci vediamo alla prossima. Ciao! No! No, a quanto pare non è finita perché sono uno stronzo. Ho visto la classifica per pura curiosità perché, ripeto, non mi interessa la classifica più di tanto, chi vince, chi perde, frega cazzi. Ma ho notato una cosa. Il primo in classifica, a quanto pare, è Ermal Meta. Mo la domanda è, ma chi sto quan cazzo ha cantato? Me lo sono proprio perso, non so perché, Rai Play, ripeto, io ho visto l'inizio in differita. Non ho visto nessun Ermal Meta, ma... Lo andiamo a recuperare perché altrimenti è tutto falsato. Magari era lui il mio wow. Dirti, ma non dico niente, in un mare di giorni, non dico niente. Sempre particolare il Malmedo.
Ma no, non è lui il mio wow, non cambia niente, il discorso è sempre quello, inutile che mi ripeto. Ma dovevo recuperarlo assolutamente perché l'ho sentito tutti, perché lui no, la Rai aveva deciso a caso che lui non lo doveva sentire. E stavolta è veramente finita.